State per vedere un video della serie Non era una brava persona, rubrica dedicata a un approccio simpatico e senza pretese alla letteratura italiana. Come potete vedere, il titolo è seguito da una faccina con un sorriso al contrario. Tale faccina, detta anche emoji, nel gergo visuale condiviso dalla società dell'immagine, indica ironia, scherzo. Ciò è volto a sottolineare che il suddetto titolo è ironico. Non dissacrante, non sarcastico, ironico. Avvertenze. La visione del video è sconsigliata a chi prende la vita troppo sul serio e chi non è disposto a tollerare approcci poco accademici allo studio delle discipline umanistiche. Peace and love, guys. Ah, quest'ultima cosa non è ironica, eh? Amiamo la letteratura italiana, è di una bellezza disarmante. Ben trovati, lettori, lettrici, amiche e amici. Comincio con questa bella rima, comincio in modo poetico oggi, perché per parlare di Dino Buzzati dobbiamo fare una bella introduzione poetica, un'introduzione necessaria, un'analisi particolare di una parola soprattutto, perché se non capiamo bene questa parola noi Dino Buzzati non lo possiamo comprendere. Se siete qua per la prima volta, io mi chiamo Martina, nella vita insegno italiano, oltre a fare una serie di altre cose, e questa è una rubrica dedicata alla riscoperta di autrici e autori della letteratura italiana che tante volte vengono affrontati in maniera vuoi superficiale, per mancanza di tempo, oppure a volte vengono proprio dimenticati perché bisogna fare un po' di selezione e mi sembrava assolutamente doveroso dedicare un appuntamento di questa rubrica ormai consolidata da un anno a Dino Buzzati, per il quale nutro una grande, grande ammirazione. L'ho riscoperto da pochissimo rileggendo tutto quello che lui ha scritto per quanto riguarda la narrativa, perché poi ha scritto tantissime cose anche di altro genere. Lui era un giornalista, lavorava per il Corriere della Sera, quindi scriveva anche tanti articoli che tutt'oggi possono essere letti. Ma sarei curiosa di sapere quanti di voi hanno studiato Dino Buzzati a scuola. Non vi posso chiedere di alzare le mani perché non lo posso vedere materialmente, però potete usare qui sotto i commenti e fatemi sapere, ditemelo, quanti di voi hanno studiato quest'autore dedicando a lui del tempo, così come è stato fatto per esempio con Giovanni Boccaccio, con Francesco Petrarca, con Luigi Pirandello. E pensare che comunque Dino Buzzati era contemporaneo di Luigi Pirandello, e seppur avesse una fisionomia delle tematiche naturalmente diverse, perché poi ognuno è a sé, difficilmente a Dino Buzzati viene lasciato lo stesso spazio concesso ad altri autori, e noi qui glielo restituiamo. Ma prima di parlare di lui, nello specifico, vi ho fatto una premessa e vi ho detto dobbiamo parlare di una parola. Dobbiamo fare un'analisi fonetica e semantica di una parola indispensabile per capire perché Dino Buzzati non si studia a scuola. Perché io leggerò i vostri commenti, ma sono sicura che molti di voi mi diranno che a scuola non lo hanno studiato. La parola in questione è la parola critica. Critica. È una parola che conosciamo bene, attualissima, utilizzata praticamente, direi quasi tutti i giorni, soprattutto nell'ambito della letteratura, delle arti. È una parola che si conosce molto bene, ma andiamo a fare un'analisi un pochino più dettagliata di questa parola, della parola critica. Osserviamola già dal suono. È una parola formata da tre sillabe, critica, facile questo. Entriamo però nella composizione delle lettere che costituiscono questa parola, osservando prima di tutto le vocali. In questa parola ci sono soltanto due vocali, una delle due si ripete per due volte ed è la I, critica, quindi ce l'abbiamo per due volte, poi alla fine c'è una A. Vi faccio notare che le vocali possono avere una diversa caratterizzazione a seconda del modo in cui la bocca si posiziona per consentire il passaggio della voce, e la I è la vocale più chiusa in assoluto. Le vocali sono dei suoni prodotti in maniera molto semplice: è la voce che passa, parte dai polmoni, attraversa una serie di cose e arriva poi all'esterno senza trovare ostacoli. Per questo si chiamano vocali. La I, fra tutte le vocali, è quella più chiusa. Se immaginassimo di avere in bocca un triangolo, sarebbe la vocale posta proprio al vertice, alla punta più alta, mentre la A sta alla base, è quella più aperta. E non è un caso che in questa parola di vocali chiuse
ce ne siano addirittura due ripetute, due uguali, e poi alla fine quella più aperta di tutte, la A, che è come se lasciasse il via libera a tante cose, apre verso l'esterno, apre a dire, ad accusare, a rimproverare, a fare tante cose. Spostiamoci adesso sulle consonanti che compongono questa parola. Questa parola è composta da delle consonanti particolari, anche qui c'è una consonante che si ripete due volte, che è la K. Vi prego di fare attenzione a questa cosa, perché spesso a scuola non viene posta la giusta attenzione sulla realtà dei suoni che pronunciamo e ci insegnano che l'alfabeto è composto da A, B, C, poi si va avanti, ma ci fermiamo lì alla C. In realtà la C è un suono, ma la C è un altro. Sono suoni completamente diversi, anche se nella lingua italiana si scrivono con lo stesso carattere, poi seguito da altri segni per distinguerli in qualche modo. Ad ogni modo, la C ha un altro suono. Che cos'è la C? È una consonante che in linguistica si definisce una occlusiva velare sorda. Non scappate, vi prego, ve lo spiego subito che cosa significa. È una consonante che per essere pronunciata, cosa deve fare? Deve far sì che la voce incontri un piccolo ostacolo, per questo si chiama occlusiva. E una volta che l'aria ha incontrato questo piccolo ostacolo, poi viene messa attraverso una specie di scoppio, un piccolo scoppiettio. Questa consonante in particolare, oltre a nascere attraverso questo scoppio, è anche una consonante che viene generata in un punto che è piuttosto arretrato nella nostra bocca, nel velo palatino, per questo si chiama velare. Quindi occlusiva, velare, ed è sorda. Non è sorda perché non ci sente bene, è sorda perché nella sua produzione non necessita la vibrazione delle corde vocali. Facciamo un giochino semplice, anche se siete a casa. Provate a dire C, provate a dire la parola cocco mettendovi la mano qui sulla gola. Cocco. Vedete che succede. Poi provate a dire la parola gatto. Mettete la mano qua, gatto. G, g, gatto. Provate a sentire questi due suoni uno vicino all'altro. C e g. Che succede? Provate a ripeterli più volte se è una cosa nuova, anche un pochino strana. C, g, c, g. Dopo un po' vi accorgerete che quando pronunciate il suono g, le vostre corde vocali vibrano. È come se la vostra gola stesse facendo un movimento, una piccola vibrazione. È perché appunto la g è la corrispondente sonora della c. Comporta una vibrazione delle corde vocali e questa è tutta la differenza fra questi due suoni. Ma la caratteristica della C è che è un suono duro, è un suono secco, è un suono che ha una determinata motivazione perché viene pronunciato in questo modo, se no non sarebbe un'occlusiva ed è diverso da quel suono che abbiamo detto prima, è diverso dalla C, da quella di ciao, di cemento. Quella C è un altro suono, è un'altra consonante, si chiama fricata, ha proprio una caratteristica diversa e viene generata da un'altra parte della bocca. Ma torniamo alla nostra parola critica, non ci perdiamo di vista. Abbiamo visto che c'è questo suono C ripetuto due volte sia nella prima sillaba, quella iniziale, che nella sillaba finale. Poi c'è un'altra consonante che è la R. La R è una vibrante. Per poter essere prodotta necessita una vibrazione ripetuta della lingua. È un suono deciso, un suono netto, è anche un suono molto onomatopeico che viene spesso utilizzato per riprodurre degli altri suoni che sono presenti in natura. Non è un caso che la troviamo per esempio in diversi versi degli animali, il gracidare, il crack, la rottura di qualcosa, spesso ci sono questi suoni con la vibrante, con la R. E infine dentro questa parola critica, che non ci dobbiamo dimenticare mai, c'è un'ultima consonante che è la T. E anche la T, come la C di cui abbiamo parlato prima, è un'occlusiva. Quindi nasce perché arriva l'aria dai polmoni, incontra un ostacolo e poi esce fuori con uno scoppiettio. E anche la T, guarda caso, è sorda. È diversa dalla C perché la T non è una velare, ma è una palato alveolare, quindi viene generata un pochino più avanti. Però è sorda, esattamente come la C, quindi sono suoni duri. Che cosa vi sto volendo dire con tutto questo giro di parole? Che questo è
un insieme di suoni quasi scelti apposta per generare un effetto secco, duro, non accogliente. Prendete una parola come morbido. La parola morbido già ha tutto un altro effetto fonetico perché è composta da consonanti sonore, sia la M che la B che la D sono consonanti sonore, anche laddove ci sono delle occlusive, come la B in questo caso, però è un'occlusiva sonora, quindi è un po' vibrata, è un po' morbida, appunto, genera un effetto che è soffice. E anche sul soffice ci sarebbe un po' da dire, vabbè, non ci soffermiamo troppo lì sulle parole, perché poi si aprirebbe un mondo meraviglioso e grandissimo. Restiamo su questa critica, che era duretta come parola. E poi vi faccio osservare anche un'altra cosa sulla parola critica. La parola critica è una parola sdrucciola, non è una parolaccia, cioè non è una cosa brutta questa delle sdrucciole, ve lo spiego pure qui in modo semplice. È una parola accentata sulla terzultima sillaba. Critica è una parola formata da tre sillabe, come vi dicevo prima. Se l'accento cadesse sull'ultima sillaba, avremmo critica. È la parola. Non è che sarebbe francese, perché là sono quasi tutte così, no? Vabbè, questa è una mia divagazione. Si chiamerebbe tronca in italiano. Se l'accento cadesse sulla penultima sillaba, avremmo critica, cade sulla i della seconda sillaba, e allora noi in italiano la chiameremmo piana, perché quando l'accento cade sulla penultima sillaba si chiama piana. Quando l'accento cade sulla terzultima, come qui, critica, questa è una parola sdrucciola. Io con le sdrucciole ci sbatto da una vita, perché io ho la dannazione di avere il cognome sdrucciolo in un paese dove la maggior parte delle parole sono piane, e far capire come si pronuncia il mio cognome sembra che sia più complicato di far partire un missile per Marte, non lo so. Comunque, ritornando sempre alla nostra parola, perché ho fatto tutta questa cosa? Perché la parola critica, come vi ho cercato di dimostrare, o spero di esserci riuscita, da un punto di vista già fonetico e poi dal punto di vista anche ritmico, richiama a qualcosa di estremamente duro e anche rapido. Perché le parole sdrucciole, quelle che hanno l'accento sulla terzultima sillaba, sono parole veloci, sono parole che corrono più rapidamente. Fate un confronto, per esempio, fra il suono, la velocità del suono della parola spazzola e della parola cantare. La velocità è proprio diversa perché l'accento si trova su una posizione differente all'interno della parola. Bene, la parola critica mi sembra proprio una rappresentazione fonetica e ritmica di quello che la semantica di questa parola significa. È costituita da una serie di vocali chiuse, alla fine ce n'è una aperta, è come se si volesse lasciare andare tutto all'esterno quello che si è tenuto forse dentro per troppo tempo. Ci sono una serie di consonanti dure, sorde, rigide, che danno un senso di durezza, di rigidità, di chiusura a questa parola. Non ultimo, è una parola sdrucciola, è una parola che corre rapidamente, come forse in maniera talvolta troppo rapida vengono rilasciate certe sentenze da parte di coloro che si professano quali adepti del mondo della critica. E tutto questo perché? Per dirvi che molte volte queste cosiddette critiche finiscono per attaccare o denigrare il lavoro di alcune persone che dietro a ciò che presentano, a quel prodotto artistico che realizzano, hanno veramente un grande mondo e si scontrano poi con delle definizioni che sono limitative, che sono fuorvianti, che devono essere per forza infilate dentro una scatolina o sottoposte ad una certa etichetta. E il risultato è che si va a deprezzare il lavoro di chi ha creato quel determinato prodotto artistico e non se ne coglie veramente la grandezza e la profondità. Questo è il problema principale per cui Dino Buzzati non si trova nei nostri libri di letteratura, nei nostri testi scolastici, o se si trova gli è relegato veramente uno spazio minimo. Io ho un libro sacro che è il Segre Martignoni, il libro sacro da cui ho studiato ai tempi dell'università e che per me è una sorta di Bibbia. Ve lo cito sempre qui sotto, lo trovate nell'info box dedicata alle fonti a cui attingo per realizzare questi video. Però in questo caso devo dirvi che anche la mia Bibbia mi ha delusa, perché lo spazio dedicato a Dino Buzzati è veramente brevissimo, è uno spazio brevissimo, e poi è uno spazio in cui si fa riferimento ancora una volta a quanto Dino Buzzati in realtà sia uno scrittore minore. Perché? Perché in lui ci sono una sorta di riferimenti ad altri autori, in particolare a Kafka.
Il problema più grande di Dino Buzzati, sapete qual è stato? Quello che quando ha cominciato a pubblicare i suoi libri è arrivato qualcuno, critici, appunto quelli di cui tutta l'analisi di prima, che hanno detto: Dino Buzzati è il Kafka italiano. Ora, quando ti arriva una bella etichetta di questo tipo, potresti essere super felice perché comunque Kafka è stato un grandissimo scrittore, lo sappiamo tutti, e quindi essere il Kafka italiano potrebbe essere una di quelle motivazioni per cui i tuoi libri vendono tantissimo o comunque la tua opera viene analizzata, studiata, considerata. No, il problema è che questa etichetta che viene affiancata a Dino Buzzati viene affiancata in maniera del tutto dispregiativa. I critici non facevano altro che ripetere che l'opera di Dino Buzzati fosse una sorta di vulgata di questa autorità kafkiana e che lui avesse preso i modelli kafkiani, i temi kafkiani e li avesse resi poveri, li avesse semplificati, li avesse davvero spogliati di quella profondità, dell'angoscia, dell'analisi, dell'esistenza, della vita che era stata elaborata da Kafka e li avesse resi in pratica materiale di serie B. Inutile il tentativo di Dino Buzzati di ripetere che lui, Kafka, l'ho letto, ma dopo aver scritto delle cose, e che se Kafka e lui avevano degli aspetti in comune, questo era dovuto al fatto che entrambi avevano vissuto un certo periodo storico e avevano recepito determinati modelli culturali, riferimenti contestuali, li avevano poi trasformati in dei modelli narrativi o in delle forme narrative che, può capitare, possono avere degli elementi comuni, ma se prima di leggere l'opera omnia di Dino Buzzati potevo anche star lì a dire sì, forse qualche riferimento a Kafka c'è, vi posso assicurare che dopo aver letto tutto quello che lui ha scritto di narrativo, ribadisco di narrativo, a questo punto io le associazioni le vedo molto poco. Di Kafka ho letto varie cose e l'ho sentito pochissimo. Se proprio devo andare a fare un'associazione fra Dino Buzzati e un altro autore, quello che mi viene in mente di più è Beckett. E non capisco per quale ragione con Beckett non sia stato fatto alcun paragone, alcuna associazione, alcun riferimento, senza parlare di imitazione, perché non è questo il caso. Però perché non c'è un'affinità? Io in questa attesa di qualcosa che deve arrivare, di questo senso della vita che arriva, non si capisce perché stiamo veramente aspettando qualcosa o non stiamo aspettando nulla, un senso di attesa che non viene confermato poi da nessun evento, che si ripete in tante delle sue opere, io lo trovo molto di più in Beckett o magari in certi modelli di Camus, che se vogliamo aveva schiacciato l'occhio a Buzzati, visto che la traduzione in francese di uno dei racconti più famosi di Buzzati, Sette piani, realizzato poi in versione teatrale, fu proprio di Camus. Ma perché Dino Buzzati noi ancora oggi ce lo dobbiamo vedere? Perché lo dobbiamo studiare? Perché è interessante? Chi era questo Dino Buzzati? Qualche notizia biografica ve la dico. Lui era nato a San Pellegrino, vicino Belluno, il 16 ottobre del 1906. Sì, questo lo devo guardare perché io con le date sapete che ho qualche problemino. Trascorre un'infanzia, diciamo, pressoché normale, anche se perde suo padre molto presto. Suo padre era un professore di diritto internazionale, quindi lui veniva da una famiglia, insomma, ben piazzata, aveva una serie di possibilità anche di potersi affermare nella vita. Con la madre, invece, instaura un rappporto viscerale di quelli che pascoli al confronto, cioè niente, mettetelo da parte. Invece, lui con la madre c'ha un rapporto che non vi sto neanche a dire, ma vi leggo le sue parole perché secondo me rendono di più. Dice Buzzati, a proposito della madre, è morta vecchissima e ha lasciato dietro di sé un vuoto incolmabile. Se posso, qua ci metto una musichetta. Io mettiamo una musichetta, dai, facciamola andare. Non perché fosse mia madre, ma credo proprio che sia stata una delle pochissime creature venute al mondo senza il peccato originale. Vabbè, chiudiamo la musica, ma la cosa assurda è, scusatemi, cioè sua madre era l'unica donna al mondo venuta senza peccato originale. Ora va bene, sarà stata pure una santa, però qua mi sembra che col cordone ombelicale ci possiamo fare due giri, tre giri, quattro giri di collane che nemmeno i Turkana del Kenya. Il suo rapporto con le donne, fra l'altro, è stato particolarmente condizionato da questa sua devozione nei confronti della mamma perfetta. Infatti, Dino Buzzati si sposa quando diventa molto grande, probabilmente se la madre
avesse vissuto più a lungo, lui avrebbe ritardato ancora di più questo matrimonio, perché con la mamma abbiamo capito che ci stava benissimo. Infatti, nei suoi romanzi la figura della madre ritorna molto spesso ed è sempre una figura comunque interessante, anche piuttosto legata, anche piuttosto viscerale. In ogni caso, Dino Buzzati alla fine si sposa e il suo matrimonio fa scalpore, perché lui si sposa nel 1966 con una ragazza che aveva 19 anni, quando lui aveva già passato la cinquantina. Questa ragazza veniva soprannominata la sposa bambina e non furono poche le male lingue che avevano qualcosa da ridire su questo legame. In realtà pare che fosse una storia abbastanza rispettosa, anche se Buzzati poi muore pochissimi anni dopo, quindi in realtà questa storia se la gode pochissimo. A livello caratteriale non è che ci siano molti aspetti per cui possiamo dire che non fosse una brava persona. Secondo i critici sì, l'abbiamo già capito, per i critici era una pessima persona perché scopiazzava da Kafka, questo dicevano loro. Dal punto di vista caratteriale, che cosa possiamo dire? Che aveva un modo di essere piuttosto distinto, composto, pare che anche in estate indossasse sempre il suo completo, perlomeno questo è quello che ho capito, ma c'è un altro aspetto del suo carattere che io ho trovato curioso, perché di solito è una cosa che negli scrittori o negli artisti in generale mi dà un po' fastidio, in lui no. E lui era molto sicuro di sé per certe cose e non amava farsi correggere dagli altri. Infatti non si faceva fare l'editing dei suoi libri, perché lui se li leggeva, se li scriveva, se li leggeva, era convinto che andassero bene così, non se li faceva riguardare da nessuno. La moglie, che si chiamava Almerina, non ve l'ho detto, conferma questa cosa. Infatti dice: non gli dico mai se un racconto mi piace o non mi piace, tanto gli darei fastidio. Lui dichiara a tal proposito: il fatto è che se una roba funziona o non funziona, me ne accorgo da me. È una sensazione fisica indiscutibile, matematica, non ho bisogno di saperlo dagli altri. Ve lo giuro, se io c'è una cosa che negli esseri umani sopporto molto difficilmente è la superbia. E diciamo che questa dichiarazione un po' boriosetta c'è, è un po' boriosetta, no? Un po' sì. Però in effetti, dopo aver letto tutto quello che lui ha scritto, devo dire che un pochino lo giustifico. Perché? Perché il suo ego ha una sua complessità di un certo tipo, per cui questa maniera, questo vezzo forse non è del tutto superbo, ma potremmo anche vederci un pilino di autoironia, non so fino a quale punto, ma forse un piccino glielo possiamo anche trovare. Perché Dino Buzzati è interessante come scrittore? Vi ho detto un sacco di cose, vi ho detto della critica, vi ho detto del suo carattere, però non abbiamo parlato effettivamente della sua scrittura. È interessante perché è originale perché ha un modo di raccontare il mondo e i problemi del mondo che è tutto suo, ha una sua poetica che ritroviamo ripetuta, forse a volte anche un po' troppo ripetuta, è vero, in alcuni dei suoi romanzi, ed è anche un grande sperimentatore. Lui esordisce nel 1933 con un romanzo che si chiama Barnabo delle Montagne, che non è la cosa migliore che abbia scritto, questo è vero, è un romanzo il cui protagonista è un guardiaboschi che a causa di una negligenza che ha commesso viene esiliato dalle montagne e spedito in pianura. Questo esilio di questo personaggio lo ritroveremo poi in altri romanzi, così come troveremo il grande amore che Dino Buzzati prova nei confronti delle montagne e di queste ambientazioni che sono un po' fantastiche, un po' quasi potremmo dire metafisiche, talvolta anche surreali. Sicuramente lui è stato un grande maestro del fantastico e questo lo dimostra anche nella sua seconda opera, che si chiama Il segreto del Bosco Vecchio, pubblicato 2 anni dopo del primo libro. Il segreto del Bosco Vecchio è un romanzo assolutamente fantastico, è un romanzo in cui c'è una vicenda concreta, reale, molto meschina, molto umana. Il protagonista Procolo, Sebastiano Procolo, vuole mettere le mani sull'interezza di una eredità distruggendo parte di un bosco secolare. Ed ecco che questo bosco si anima, si animano gli alberi, si animano i geni dei boschi, si animano i venti sono dei personaggi senzienti che interagiscono con il protagonista. E poi arriva il 1940 ed ecco che Buzzati dà alle stampe quello che può essere considerato assolutamente il suo capolavoro, ossia Il deserto dei Tartari, un romanzo al quale io ho dedicato un classic haul, quindi un video in cui ho analizzato in maniera più seria questo romanzo importantissimo, un romanzo che ha come tema centrale sicuramente quello dell'attesa, del senso della vita, di cercare un senso che talvolta non c'è, ma vi assicuro che anche un'altra miriade di temi dentro, ed è uno dei romanzi più europei che Buzzati ha scritto e che
gli italiani di quegli anni hanno scritto. Non è un caso che è stato tradotto in tantissime lingue, compreso il giapponese, e ha riscosso sempre grande successo. Fra le sue opere ci sono anche delle fiabe, come la famosa invasione degli orsi in Sicilia. Ragazzi, una cosa incredibile. Lui pubblica questa storia che racconta l'invasione di questi orsi in Sicilia, lo scontro fra gli uomini e Re Leonzio e gli orsi, praticamente in corrispondenza con la fine della Seconda Guerra Mondiale. Mentre gli autori impegnati cominciavano a parlare di resistenza, di letteratura neorealista, che man mano si affermerà anche negli anni successivi, però Buzzati va completamente fuori, per questo i critici poi scasellano, no? Perché non lo sanno incasellare da nessuna parte. È una cosa assurda quella che lui fa. Raccontare in termini fiabeschi, in termini fantasiosi, in termini molto immaginativi attraverso degli animali e la lotta fra gli animali e gli uomini, tante cose, fra cui anche un po' quella paura del conflitto che continuava ad aleggiare nell'aria. Continua a scrivere anche tanti, tanti racconti. Buzzati è famoso per la narrativa breve. Oltre Sette Piani, quello di cui io parlavo prima, ce ne sono tantissimi che meritano, e fra le varie raccolte sicuramente c'è da citare 60 racconti, che nel 1958 gli valse il premio Strega. E naturalmente quello che abbiamo letto anche insieme è La Boutique del Mistero, una raccolta, una selezione dei vari racconti pubblicati nel tempo da Dino Buzzati, stanno tutti quanti là dentro. E già da questo titolo, che è abbastanza affascinante, no? La Boutique del Mistero, si apre il mondo della narrativa breve di Buzzati, una narrativa che molto spesso è di confine, ci sono dimensioni alternative che entrano una dentro l'altra, ci sono delle contaminazioni del metafisico, e soprattutto c'è una grande consapevolezza di quell'angoscia del vivere, che è una cifra stilistica che lo contraddistingue. Ma Dino Buzzati non è solo questo, perché ad un certo punto lui se la pensa e nel 1960, ma aspettate che controllo perché ve l'ho già detto che io con le date non sono tanto brava, una volta di più, ma con gli anni penso di aver perso qualche colpetto. Nel 1900, controlliamo bene, nel 1960, ho detto bene, pubblica un libro di fantascienza che si intitola Il Grande Ritratto, ed è un libro dalle tematiche incredibili. C'è un libro in cui si parla di transumanesimo e di diritto alla creazione, cioè praticamente, che vi posso dire, Frankenstein incontra Altered Carbon tutto insieme, è una cosa pazzesca. Mary Shelley su Netflix, abbiamo questa cosa qui. È un romanzo che non è perfetto dal punto di vista stilistico, e forse i fanatici e gli appassionati di fantascienza avranno qualcosa da ridire, però questi temi vengono affrontati perché è un romanzo in cui si parla di una donna che viene ricostruita all'interno di una macchina, cioè viene presa la coscienza di questa donna e trasferita all'interno di una macchina senziente per ridarle vita, perché insomma a questa donna la vita era andata un pochino male. E questo romanzo diventa molto importante perché permette a Dino Buzzati di costruire quello che verrà dopo. L'altro grande romanzo, che da tanti viene considerato altrettanto capolavoro quanto Il deserto dei Tartari, ossia Un amore, che è del 1963. E qui abbiamo un'altra sperimentazione completamente diversa, perché qui siamo nell'ambito del romanzo realista, un romanzo che di angoscia delle dimensioni che si intersecano, di viaggi in luoghi altri, di presenza di quell'inquietante, di quel perturbante che genera naturalmente uno stato di timore, non abbiamo nulla. È un romanzo raccontato dal punto di vista di un protagonista maschile che ha un'ossessione, una vera e propria ossessione sentimentale per una giovanissima prostituta che desidera fare propria, che diventa poi il chiodo fisso della sua vita. Naturalmente c'è un riferimento altro, perché questa ossessione per lei poi in realtà cela una grande paura, un'ossessione per qualcosa di molto più grande che è la morte, ma è un romanzo nel quale viene sperimentata questa paura, questa ossessione attraverso una grandissima metafora che si sviluppa per tutto il corso di questo libro. Fra l'altro, a proposito di fraintendimenti, Buzzati nella vita non si riteneva un vero e proprio scrittore. Lui prima di tutto si sentiva un pittore ed era consapevole del fatto che per un motivo, per un'ironia del destino, per un'ironia della sorte,
gli sia toccata questa definizione di scrittore. Io ve lo faccio sentire dalle sue parole. Lui ha dichiarato così: il fatto è questo, io mi trovo vittima di un crudele equivoco. Sono un pittore il quale per hobby, durante un periodo purtroppo alquanto prolungato, ha fatto anche lo scrittore e il giornalista. Il mondo invece crede che sia viceversa e le mie pitture quindi non le può prendere sul serio. Questa è soltanto una delle tante dimostrazioni di quanto nella vita sia facile fraintendersi e credo che Dino Buzzati fra gli scrittori italiani, perlomeno degli ultimi 150 anni, sia stato uno dei maggiormente fraintesi ed è la ragione per cui questo scrittore così importante, così significativo, difficilmente noi ce lo troviamo nei libri di scuola. Ma io vi invito ad andare a recuperare quello che ha scritto, in particolare se non siete subito pronti a infilarvi dentro un romanzo, provate con i racconti. Sono dei racconti potentissimi, che in pochissime parole, in pochissime righe, in pochissime pagine, hanno veramente la capacità di trascinarvi dentro uno stato d'animo insospettabile. La cosa che merita, la cosa per cui vale la pena conoscere Dino Buzzati è il suo tema di fondo, poi, questo continuo cercare delle risposte che probabilmente non arriveranno, questo continuo cercare un senso che non è detto che ci sia. Esiste veramente un senso? E poi ha così importanza davvero trovare questo senso? Il senso si può trovare in qualcos'altro? Non è l'attesa stessa il senso, il vivere ogni giorno nell'attesa di qualcosa, il senso. E per concludere, permettetemi un salto. Noi salutiamo Buzzati per introdurre un altro personaggio, perché io ho voluto cominciare il video di oggi parlando di poesia e vorrei finire parlando di poesia leggendovi un testo di un altro grandissimo del Novecento. Anche lui, come Buzzati, cercava un senso, lo cercava in un'altra maniera, lo cercava forse in altri luoghi, in altri stilemi, in altre possibili, interminabili vie della letteratura. Poi ha suggerito che si potesse trovare nei legami e ha scritto una poesia che si intitola proprio così, Contano i legami, e il personaggio in questione è Borges. La poesia fa così. Non sai bene se la vita è viaggio, se è sogno, se è attesa, se è un piano che si svolge giorno dopo giorno e non te ne accorgi se non guardando all'indietro. Non sai se ha senso. In certi momenti il senso non conta. Contano i legami. Io vi ringrazio per essere stati qui con me oggi insieme a Dino e noi ci vediamo prossimamente qui sul canale con un altro appuntamento. Ciao!